E allora, parliamo del Palermo. Parliamo del Palermo con il suo neo allenatore, Walter Novellino. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Senta, ma ci vuole coraggio ad accettare Palermo di Zamparini? La panchina del Palermo di Zamparini? C'era bisogno di stress per Novellino. No, non è bravo, c'era bisogno di un po' di stress. Ma io avevo voglia di rientrare, quando si ha voglia. Si può raggiungere degli obiettivi anche importanti come la nostra salvezza. È ovvio che ieri abbiamo incontrato una squadra che è molto brava nel palleggio, ho sentito Sarri che hanno tenuto la palla 80 minuti, però hanno fatto gol solo sul rigore, insomma, ecco. Beh, è un Palermo che si può salvare, Novellino, oggettivamente e sinceramente. Come non si mancherebbe, una squadra che il Palermo ha grande qualità, non dimentichiamolo. È ovvio che è psicologicamente è un periodo non fortunato, tra virgolette, ma c'ha dei giocatori che hanno grande qualità e questa paura deve andare via. Ti chiedo, Walter, siccome tu arrivi pensando al futuro, sì, l'anno prossimo, augurandoti ovviamente di essere in Serie A, che Palermo vuoi vedere? Un Palermo di italiani, andrà via Vasquez? Quale sarà l'obiettivo dell'anno prossimo? Ma Alberto, credimi, io l'anno prossimo ci penso a far bene. Un po' di inglese lo parlo, anche se è dura farmi capire, perché ieri la gente era tanta e sono tanti giocatori stranieri anche molto bravi. L'abbiamo detto, l'ha detto anche lei, l'ha detto anche Sarri, il Napoli ha dominato la gara, sicuramente, quindi non sì, vogliamo sminuire no, la prova straordinaria no, della squadra di Sarri. Al di là che l'ha dominata come il solito Napoli, ecco, però devo dire una cosa anche che inizialmente l'aveva fatto a Pioli il fallo, se lo guardiamo bene, ma al di là di questo Napoli è una squadra straordinaria, una squadra che ha dei calciatori che hanno grande qualità nell'uno contro uno, anche nei movimenti, nelle rotazioni che loro facevano, che onestamente l'ho rivista stanotte, e Albion è stato molto bravo a trascinare. Si sono trattenuti tutti e due, ma Albion è stato il primo da buttarlo. È un campionato, togliendo le grandi, togliendo il Napoli, la Juventus, la Roma e la Fiorentina, nella parte giù è un campionato, è un secondo campionato tra virgolette. Ci sono squadre che sono lì a 30 punti, che fanno delle difficoltà, e ci stiamo guardando. La mina vagante a Palermo è Zamparini. Che cosa ti ha detto? Che cosa ti ha detto dopo la partita? Vi siete parlati? Ci siamo parlati dopo ci siamo sentiti, perché non ti ha lanciato ultimatum già? No, mi ha detto buona fase difensiva, buona fase di centrocampo. È diventato bravo tatticamente. Ma soprattutto è sempre lo stesso Zamparini di un tempo, perché ultimamente è sembrato molto depresso, con voglia di lasciare il Palermo. Sì, il presidente va saputo prendere, subito bisogna farlo sfogare. Però è ovvio che c'è un po' di delusione da parte di tutti, perché lui ha investito molti soldi, è ovvio che la classifica è noi. A oggi siamo salvi, sono convinto che lavorandoci noi possiamo uscirne. Ieri ho guardato Vasquez, che mi pare un giocatore veramente interessante. Straordinario. Mi sembra però, soprattutto nella prima fase, dopo è stato lui a accendere il Palermo, che sia un po' come disorientato, un po' anche rattristato, no? Di questa situazione. Invece è lui la chiave, credo, no? Per fare il finale. Che tu ambisci. Cosa pensi di Vasquez? Sì, Paolo, un po' tutti inizialmente impauriti, no? Però io ho lavorato più che altro sulla testa e la fase un pochettino su un non possesso. Poi mi sono accorto che lui rientrava molto, allora ho cercato di fargli fare una finta prima punta mettendo un esterno, e le cose lì sono un po' migliorate, perché c'era una chiusura del campo. Lui caratterialmente è un timido, però sono convinto, Paolo, che quando si cambia un allenatore ognuno porta il suo. Io ho cercato di non portare molto, perché sennò si fa solo confusione.
ho cercato di parlare con i ragazzi, cercando di portare la mia esperienza, e questo è un giocatore che può fare la differenza. Anche devo dire che ieri ha giocato Pezzello 97, anche molto bravo. Ecco, il presidente in questo caso sa scegliere i giocatori importanti, il basket è uno di questi.